Buon pomeriggio a tutti, spero che siate tutti ben collegati, che possiate sentirmi e vedermi. E ho il piacere e l'onore oggi di darvi il benvenuto a questa seconda serie di seminari organizzati dal CIRF in collaborazione con l'Università di Salerno e con l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno. Io mi presento, sono Mariolina Papa e sono docente, del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno e anche faccio parte del CIRF. E quindi questo è il motivo per cui sono qui a darvi il benvenuto. In particolare vorrei dare un benvenuto speciale agli studenti del mio corso di River and Coastal Management, che spero ci stiano seguendo, e anche agli studenti del mio dipartimento, che è il dottorato in rischio e sostenibilità nei sistemi dell'ingegneria civile edile e ambientale. Mi fa molto piacere essere qui. Questa è la seconda serie di seminari che abbiamo organizzato con l'obiettivo di ragionare e di colloquiare con diverse professionalità sui temi della riqualificazione fluviale. Nel corso della serie della primavera passata, alcuni punti erano rimasti un po' scoperti, erano emerse delle domande, delle curiosità e, insomma, partendo da quegli spunti è venuto fuori questo nuovo programma che prevede quest'anno quattro seminari. Il primo è quello di oggi, in cui parleremo di biodiversità e specie fluviali a rischio di estinzione in Italia, quindi un'ottima premessa per inquadrare gli obiettivi della riqualificazione fluviale e renderceli ancora più vicini, prossimi. Poi ci sarà il 6 maggio un seminario sugli inquinanti emergenti, problematiche e possibili approcci di gestione. Il 13 maggio parleremo della risorsa acqua, bilancio fra tutela e uso irriguo, e l'ultimo seminario il 20 maggio, contratti di fiume, opportunità e criticità. Allora, vi dico giusto due cose organizzative. Oggi avremo il primo intervento della professoressa Loi, che purtroppo ci dovrà lasciare un po' in anticipo e quindi eccezionalmente le domande relative al suo intervento le faremo subito alla fine dell'intervento. Quindi vi inviterei a scrivere qualsiasi domanda, curiosità, commento sulla chat, così io poi le potrò riproporre alla professoressa Loi alla fine del suo intervento. E tutti voi avete la possibilità di accendere l'audio e il video, però vi chiederei di tenerli entrambi spenti e di utilizzare per le domande soltanto la chat. Detto questo, posso subito passare la parola a Bruno Boz, che ci farà una breve introduzione. Buon pomeriggio a tutti. Grazie Mariolina, buongiorno a tutti anche da parte mia. Sono Bruno Boz, sono un biologo ambientale e faccio parte del consiglio direttivo del CIRF. Ringrazio anche Mariolina e Giuliano che hanno, diciamo, curato il programma per dare subito spazio a un tema legato alla biodiversità. Ho preparato giusto qualche numero, ringrazio Giuseppe Dodaro che mi ha fornito last minute un po' di numeri che mi aiutano a fare questa breve introduzione. Allora condivido la presentazione. E allora, chiaramente il titolo è molto impegnativo. È molto ampio, non riusciremo certo a coprirlo neanche in una parte significativa, ma cureremo un paio di punti e di aspetti legati al grande tema della biodiversità. Fondamentalmente, a livello introduttivo, anche per collegarci all'altra parola del titolo, rischio di estinzione in Italia. Possiamo guardare qualche numero, che ci fa capire cosa? Ci fa capire che, se in un contesto globale in cui la biodiversità è in crisi, ci sono dei sistemi, come se pensiamo adesso, ad esempio, ai sistemi, gli ecosistemi forestali in Italia, magari anche un po' in controtendenza, oppure ci sono delle storie
di conservazione di successo, come può essere quella del ritorno di alcuni grandi predatori, in primis il lupo. Invece, se ci concentriamo su quello che è che sono gli ecosistemi d'acqua dolce, quelli, diciamo, oggetto di questo seminario, si intravedono poche o nessuna storia di successo, si continua anzi a vedere un trend che risulta ancora peggiore di quanto avviene in altri sistemi. Questo ce lo dicono sia i numeri ufficiali, sia un po' quello che non so quanti di voi vadano spesso in campo, ma insomma, per chi frequenta molto i fiumi ce lo dicono purtroppo anche gli occhi e le evidenze, con molte situazioni in cui una volta si trovavano alcune specie, adesso a livello magari locale si sono estinte, sono sparite. Ecco, dicevo, qualche numero a supporto. Ad esempio, delle 20 specie terrestri in pericolo critico, 12, di cui 11 specie di pesci, sono strettamente legate agli ambienti d'acqua dolce. E se guardiamo invece le specie, scusate che sposto, in pericolo non critico, anche qui vediamo una netta prevalenza di specie collegate strettamente agli ambienti acquatici, e questi non sono dei numeri rassicuranti, anzi sono delle evidenze piuttosto chiare che qualcosa non va negli ecosistemi acquatici. Ce lo confermano i pesci, sapete, due specie di storioni, lo storione ladano, lo storione comune, considerati ufficialmente estinte in Italia, quindi si può solo parlare di reintroduzione, soprattutto nel bacino del Po sono in corso progetti di questo tipo, e molte altre specie qui indicate in pericolo critico. Tra le tante, un po' vivendo anche nelle Alpi, ho scelto come foto una delle specie che mi sta più a cuore, che è appunto la trota marmorata. E questa foto è stata fatta da un collega che sta seguendo un progetto live sulla marmorata, e mi ha detto che hanno dovuto percorrere molti molti chilometri per riuscire a trovare un riproduttore che almeno all'apparenza appaia un individuo puro di trota marmorata, mentre si aspettavano di trovarne molti di più. Quindi ci sono proprio delle evidenze anche che possiamo toccare senza andare a vedere i numeri, che ci danno dei segnali piuttosto allarmanti sulla perdita di biodiversità nei fiumi. A livello mondiale la situazione sembra altrettanto allarmante. È uscito questo rapporto del 2021 di WWF ed altre 11 associazioni internazionali, proprio sui pesci dimenticati, con chiaro riferimento ai pesci d'acqua dolce. I sistemi d'acqua dolce, diciamo, rispetto ai sistemi all'acqua salata, sono solo l'1%, eppure ospitano il 51% delle specie note, e di queste 16 si sono estinte nel 2020. Un terzo è a rischio, in qualche livello di categoria di rischio delle liste rosse, 115 in pericolo critico. Poi ci sono altri numeri più specifici, ad esempio le popolazioni di pesci migratori crollate al 76%, i grandi pesci intesi anche proprio come biomassa, altrettanto cali drammatici. La situazione sembra essere altrettanto grave anche dal punto di vista degli habitat strettamente legati agli ambienti acquatici, quindi andando ad analizzare lo stato degli habitat, sia Sensu Natura 2000, quindi direttiva habitat, sia da altri punti di vista, si osserva che sono proprio gli habitat, le categorie di habitat legate agli ambienti igrofili, quelle che sono in cima alle liste come habitat critici. Gli stessi
organismi ci danno delle indicazioni, anche qui vediamo che le uniche specie, diciamo, le specie legate agli habitat umidi sono quelle che superano il 50% come percentuale di specie in declino. Quindi c'è tutta una serie di numeri da guardati da vari punti di vista che ci ricordano che zone umide, fiumi, corsi d'acqua sono tra gli ambienti in cui la perdita di biodiversità si sta facendo sentire in modo più marcato. Sulle cause, adesso non faccio classifica, ho spulciato un po' nelle presentazioni che seguiranno e ci sono anche dei pesi, dei diversi impatti, ad esempio delle specie invasive, però i fattori sono ricorrenti qualunque sia la fonte che andate ad analizzare, ad esempio nel nuovo documento della Strategia Europea sulla Biodiversità 2030 si punta chiaramente il dito con dei numeri ovviamente sui cambiamenti d'uso del suolo, lo sfruttamento di risorse, i cambiamenti climatici, l'inquinamento e le IAS, cioè le specie esotiche invasive. E altre fonti confermano anche quella pubblicazione sui pesci dimenticati vi facevo vedere l'importanza di queste pressioni. C'è un documento che era stato tra l'altro segnalato di recente sul sito del CIRF, sempre collegato alla Biodiversity Strategy 2030, che fa un focus su uno degli obiettivi della strategia biodiversità, cioè quella della rimozione di ostacoli, di barriere per favorire diciamo dei fiumi più connessi e più dinamici e più liberi di svolgere le loro dinamiche fluviali e lì i dati citano in modo molto palese come siano le alterazioni idromorfologiche, quindi diciamo un'alterazione diretta degli habitat più che un'immissione di specie o il prelievo di specie a incidere sul cattivo stato di questi ambienti. Se questo è un po' il quadro, cioè un generale ed evidente declino di specie acquatiche e una certa chiarezza nell'aver individuato le cause, quello su cui stiamo ancora un po' annaspando sono le risposte concrete. Quindi è vero che c'è questo documento abbastanza ambizioso della strategia europea sulla biodiversità che ha, secondo me, il merito di porre degli obiettivi quantitativi, dei sistemi di monitoraggio e nell'idea originaria anche dei sistemi di finanziamento ad hoc che adesso si sono un po' bloccati con diciamo il congelamento della Restoration Law. Tra questi i due obiettivi più strettamente legati al tema di oggi erano quello di ricreare una connessione di almeno 25.000 chilometri di fiumi a scorrimento libero. Ecco, qui se poi entrate in questo documento vedrete che è un'interpretazione ambiziosa della parola scorrimento libero, non è semplicemente un demolire barriere trasversali, ma ha l'ambizione di incidere un po' di più anche proprio sulla connessione laterale, temporale e dei sedimenti sul fiume, quindi ha un'interpretazione abbastanza ampia e molto vicina ai concetti di riqualificazione fluviale. E l'altro tema che toccheremo soprattutto nella seconda presentazione è specifico di ridurre il 50% di specie che sono direttamente impattate dalle esotiche invasive. Questi sono un po' i due obiettivi dei circa 10-11 obiettivi quantitativi che pone la strategia per la biodiversità. Sapete che abbiamo anche una strategia per la biodiversità in Italia e vedete che siamo, diciamo, molto lontano dal conseguimento degli obiettivi definiti. Riguardo appunto a quest'idea di riconnessione, di
deartificializzazione dei fiumi, guardando alcuni database specializzati, ad esempio questo legato alla rimozione di ostacoli trasversali, si vede che c'è un certo fervente, una certa attività, ecco, soprattutto in alcune zone d'Europa. In Italia devo dire poco, anche come CIRF abbiamo cercato un po' di censire la rimozione o l'intenzione di rimuovere barriere trasversali, e si trovano poche casistiche, forse qualcuna in più di quella indicata in questa mappa, che non è esaustiva. E rimane l'impressione che si stia ancora facendo molto molto poco da questo punto di vista. Io e lascio poi la parola, la metto anche lì un po' come un po' provocazione o come tema di dibattito. Dal mio personale osservatorio del nord-est Veneto, quindi zona post-Vaia, giusto un paio di foto realizzate in questi giorni in cui ero andato sul fiume con degli studenti con l'ambizione di fargli vedere qualche macro invertebrato, e quello che sto osservando è che questa anche grande disponibilità economica derivanti dai vari strumenti mi sembra che vada in direzione opposta a quella che è l'idea di favorire la biodiversità, di tutelarla, perché questi ad esempio sono i due esempi su cui mi sono imbattuto di recente. Quindi credo che siamo ancora molto lontani dall'idea di riqualificare questi ambienti, che sono tra i più fragili dal punto di vista della perdita di biodiversità, che si stia ancora di più acuendo, almeno da quello che osservo io, l'idea di azzerare, ecco, la funzionalità di questi habitat. Qui mi fermerei, spero di aver messo qualche spunto di riflessione, e entriamo più nel dettaglio di un paio di tematiche molto interessanti. Lascio la parola quindi alla professoressa Anna Loi dell'Università del Molise, responsabile Climate Change del IUCN Otter Specialist Group, e il suo intervento è legato a una delle specie fluviali mitiche per noi biologi, più carismatiche, più interessanti, e poi essendo al vertice della catena che ci dà anche molte informazioni un po' sullo stato complessivo degli ecosistemi, che è la lontra. Il suo intervento è la conservazione della lontra in Italia e la gestione dei fiumi nel nuovo millennio. Lascio con piacere la parola alla professoressa, ricordando appunto di fare delle domande che verranno riportate alla fine del suo intervento. La ringrazio anche per essere riuscita a liberarsi e essere presente per fare l'intervento. Grazie, lascio la parola disattivando i miei dispositivi. Innanzitutto grazie Bruno per questa interessantissima introduzione al tema. Grazie al CIRF anche per la grande pazienza, e mi scuso anche per aver creato qualche problema per la sovrapposizione di altri impegni. Sono Anna Loi, sono zoologa, insegno all'Università del Molise e mi occupo di lontre, e grazie a queste attività sono anche co-chair dell'Otter Specialist Group della UCN. Come forse molti di voi sanno, le lontre sono mammiferi semiacquatici. Questo vuol dire che cacciano esclusivamente le loro prede in acqua, ma hanno bisogno poi di riposare e anche allevare i propri piccoli in tane ricavate nella vegetazione lungo le rive. Le lontre sono predatori. Scusate che non scorre la presentazione. Ok, no.
non scorre la presentazione. Okay. Sono predatori ai vertici delle catene alimentari delle acque dolci, si nutrono principalmente di pesci, ma anche di crostacei, anfibi e in misura minore rettili, uccelli e piccoli mammiferi. La richiesta energetica è molto elevata a causa del calore che viene disperso in acqua, quindi ci sono delle esigenze metaboliche legate alla termoregolazione che fanno sì che per poter sopravvivere una lontra deve acquisire il 15-20% del proprio peso corporeo. Considerando un peso di 5-7 kg, questo significa tra i 750 a 1 kg di pesce o di altro cibo o di altre prede da ingerire ogni giorno. Qui vedete un gruppo di lontre che ormai familiare per i cittadini di Singapore, è una specie diversa dalla nostra, che vivono in gruppo e verso le 5 del pomeriggio entrano in un parco cittadino, diciamo escono dalla tana e vanno a pescare, a cacciare in un parco cittadino. È diventata un po' un'attrazione sia per loro sia per noi che partecipavamo a un congresso e ci siamo precipitati a vedere questo fenomeno. Questo fa sì, però, implica anche che la disponibilità di risorse trofiche rappresenta un fattore cruciale per la sopravvivenza di questi animali. Sono animali comunque opportunistici che sono in grado di sfruttare comunque le risorse più abbondanti presenti in una determinata area. Per quanto riguarda i requisiti fondamentali per la specie, è chiaro che l'acqua, le condizioni dell'acqua, la quantità di acqua condizionano la capacità di acquisire risorse trofiche, ma una vegetazione continua e ben strutturata è altrettanto importante perché garantisce la possibilità di trovare rifugio sia per il riposo diurno, sono animali notturni, ma sia anche per allevare i propri piccoli che vengono allevati appunto dalla madre in tane fino a quando non sono in grado poi di nuotare ed essere autonomi, che circa 2 mesi di età. Quindi sono animali fortemente adattati al nuoto, alla vita in ambiente acquatico, hanno zampe palmate, qui vedete una lontra gigante in un zoo, e hanno una forma idrodinamica e hanno soprattutto una pelliccia molto folta, la più folta di tutti i mammiferi, perché questa è la principale difesa contro la perdita di calore. Questo ne ha anche determinato una caccia indiscriminata nel secolo scorso proprio per il valore della pelliccia, e ciò ha portato a molte specie sull'orlo dell'estinzione proprio a causa di questo fenomeno. Non solo questo, poi lo vedremo, ma questa è stata una delle concause. Qui vedete, per questo motivo, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, la IUCN, ha istituito nel 1974 un gruppo, l'Otter Specialist Group, che è dedicato proprio a elaborare strategie e avviare interventi per la conservazione di queste specie. Su 13 specie di lontre nel mondo, di cui 11 sono esclusivamente d'acqua dolce e 2 marine, vedete che molte sono inserite a vario titolo nella lista rossa, quindi da critically, da minacciate a vulnerabili. La lontra euroasiatica è la specie a più ampia distribuzione di tutte le lontre ed è l'unica specie presente in Europa. Nonostante questa ampia distribuzione, che farebbe, diciamo, è comunque un dato che potrebbe garantire una sua sopravvivenza, questa specie è stata studiata soprattutto in ambito europeo e si è osservato che alla fine degli anni 90 la situazione era gravemente compromessa, con la scomparsa da gran parte dell'Europa centrale e, come vedete, anche in Italia. In Italia in particolare, da essere piuttosto diffusa in tutti i bacini idrografici negli anni 70, qui vedete le regioni colorate in modo diverso a seconda della
della densità, della frequenza, dell'abbondanza delle popolazioni, è andata via via scomparendo prima dalle regioni settentrionali, poi dalle regioni centrali, e la situazione più critica è stata, diciamo, verificata alla fine degli anni 90, quando la Lontra sopravviveva in circa una trentina di bacini idrografici nelle regioni più meridionali della penisola. Proprio per questo ed è stata classificata nella massima categoria di rischio di estinzione, ovvero specie criticamente minacciata nella lista rossa italiana. Per questo il Ministero dell'Ambiente con ISPRA hanno avviato la realizzazione e la pubblicazione del Piano d'Azione Nazionale, che è stato pubblicato nel 2011, in cui si è cercato di definire una strategia per che cosa? Soprattutto per contrastare, limitare, ridurre le minacce che insistono in modo prioritario sulle popolazioni italiane. Queste minacce includono sia minacce dirette alla specie, e come vi ho detto prima, soprattutto caccia, ormai non più consentita, ma anche persecuzione legata ai conflitti, soprattutto con le attività di pesca, sia commerciale, quindi gli impianti di acquacoltura, ma anche sportiva, quindi tutte le associazioni di pesca sportiva, ma anche morti accidentali, soprattutto l'annegamento in nasse, posizionate sia per i pesci ma anche per eventualmente crostacei, e le morti accidentali lungo la rete viaria. Il gran numero di minacce però è quello che riguarda soprattutto l'habitat di questa specie, perché come ha detto Bruno, gli ambienti d'acqua dolce sono soggetti a un numero molto elevato di pressioni che incidono anche sull'habitat della Lontra, che ha bisogno non solo di ambienti integri, poi vedremo cosa vuol dire, ma per quanto riguarda la qualità delle acque, la quantità di acqua, ma anche alcune condizioni che ritroviamo fuori dell'acqua, in particolare nelle fasce riparie. Questi fattori includono i cambiamenti climatici, che hanno molteplici effetti, che non sono solo legati all'inaridimento o all'aumento della frequenza degli eventi di grandi siccità, ma anche per esempio agli eventi di inondazione. Questo proprio perché le femmine allevano i piccoli nelle tane, questi piccoli non sono in grado di nuotare fino a 2 mesi di età, e quando ci sono questi allagamenti e inondazioni che investono tutte le fasce riparie, abbiamo la ragionevole certezza che si perdano una gran parte di piccoli. Non abbiamo evidenze chiare, ma supponiamo che questo accada. Abbiamo poi la captazione delle acque, che riduce l'ambiente in cui possono trovare appunto le loro risorse trofiche, l'inquinamento delle acque, che può avere diversi effetti, soprattutto inquinamento da policlorobifenili, da nuovi inquinanti, per cui sarà molto interessante ascoltare il prossimo ciclo di seminari, come gli interferenti endocrini e metalli pesanti. Alcuni di questi inquinanti sono stati banditi dal territorio dell'Unione Europea, però per altri ancora non abbiamo, per esempio, neanche evidenze del tipo di impatti che abbiano. La distruzione della vegetazione ripariale è un altro fattore importante che limita la disponibilità di tane e rifugi. La cementificazione di alvei e sponde, che appunto hanno effetti sia sulla qualità delle comunità ittiche, sia sugli habitat delle ripariali, e ancora stiamo studiando, cercando di capire quale sia l'impatto degli impianti di mini idroelettrici. Forse uno solo no, ma sappiamo che queste infrastrutture si vanno accumulando nei bacini, e ancora mancano studi sull'effetto cumulativo appunto a scala di bacino. A fronte dell'adozione di diverse misure, tra cui la tutela, una stretta tutela legale, ma oggi anche dell'habitat di questa specie,
Le popolazioni di Londra hanno iniziato, a partire dalla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, hanno iniziato a recuperare e rioccupare il loro areale storico. Questo è evidente anche in Italia, dove stiamo assistendo a una progressiva riespansione e riunificazione anche di due nuclei isolati che avevamo rilevato una decina di anni fa, e questo lascia ben sperare su una progressiva diciamo recupero delle popolazioni e soprattutto il raggiungimento di una soglia di sicurezza per la sopravvivenza nel lungo periodo. Come vi ho anticipato prima, la lontra, in particolare la lontra eurasiatica, è tutelata oggi da convenzioni internazionali e nazionali, è in appendice 1 della convenzione CITES per il commercio delle specie, e questo è molto legato appunto al commercio delle pelli, è nell'allegato B della convenzione di Berna ed è inserito negli allegati 2 e 4 della direttiva Habitat. Questo comporta che tutti gli stati membri debbano riferire ogni 6 anni sullo stato di conservazione, che per la lontra coincide con riferire essenzialmente sulla tendenza a un allargamento o restringimento della sua distribuzione, ovvero presenza assenza nei territori degli stati membri, e poi vedremo anche come. E non solo, ma laddove la lontra è presente, l'Unione Europea impone di designare un sito di importanza comunitaria. Oggi abbiamo 4.144 siti della rete Natura 2000 istituiti proprio e designati per la presenza della lontra. Qui vedete, questo riferire ogni 6 anni ci consente di seguire molto bene, in modo comparabile, l'andamento e lo stato delle popolazioni in un'area molto vasta europea. E non solo, gli stati membri sono tenuti a riferire sullo stato di conservazione delle specie indicando la presenza e l'assenza per celle di griglia di 10 per 10 chilometri. Questo, per quanto riguarda la lontra, è molto utile, perché l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, nel 2000, aveva definito un metodo standard per seguire il trend, la tendenza e lo stato di conservazione delle popolazioni di lontra in Europa, proprio riferendo sulla presenza o assenza per celle di griglia. E questo perché? Perché questa presenza o assenza si definisce andando a rilevare in punti, 4 punti random all'interno di queste celle, la presenza o l'assenza della specie. Questo è un metodo che è utilizzabile in modo molto accurato per la lontra, perché la lontra utilizza gli escrementi che hanno un elevato capacità di diagnostica, perché sono inconfondibili, hanno un odore particolare, una forma particolare, e vengono deposti in punti sporgenti nel fiume o lungo le rive, perché sono utilizzati per marcare un territorio che per una lontra varia dai 10 ai 18 chilometri di corso d'acqua. Sono infatti animali territoriali, specie territoriali. Quindi il rinvenimento è molto semplice. Non solo, questi escrementi hanno anche un nome particolare, si chiamano spraint, proprio per la loro inconfondibile odore e forma. Sono una fonte di informazione molto importante, non solo per seguire la distribuzione, quindi la presenza assenza, sapere se la specie c'è o non c'è, ma anche, grazie al fatto che troviamo resti indigeriti delle prede, studiare lo spettro trofico, e nel contempo possiamo estrarre delle cellule, il DNA dalle cellule di sfaldamento dell'intestino, che si possono rinvenire soprattutto negli escrementi freschi, e da lì dedurre delle informazioni sia sulla densità delle popolazioni, ma anche sulla struttura stessa della popolazione, quindi relazioni di parentela e alcuni anche aspetti del comportamento, come la sovrapposizione dei territori e la dimensione. Non solo, il survey standard prevede anche di rilevare dei fattori, delle variabili sui siti di censimento che possano essere utili a
porre in relazione questi parametri con la presenza o l'assenza, quindi capire dove ci troviamo, dove ci sono delle condizioni di elevata qualità dell'habitat della lontra piuttosto che invece condizioni di bassa qualità. In questo ci aiuta oggi anche molto la direttiva acque, la direttiva quadro sulle acque, che è una nuova direttiva nuova relativamente ormai dell'Unione Europea, che inserisce una novità, quindi copre alcune novità rispetto ai regolamenti precedenti sulle qualità dell'acqua, delle acque in Europa, copre tutti gli impatti sulle acque attraverso un approccio integrato, protegge sia gli ecosistemi acquatici, ma anche gli ecosistemi terrestri che da questi dipendono. Quindi, in pratica, l'habitat della lontra nel suo insieme, acqua e fasce riparie. In più, la qualità dei corsi d'acqua viene definita in termini biologici, chimici e morfologici. E questo ci consente anche di capire quali, per esempio, possono essere i fattori critici che determinano la presenza o l'assenza di questa specie. Promuove l'uso sostenibile dell'acqua e concentra l'attenzione più sulla qualità che sulla quantità di acqua, ma questo, diciamo, ci interessa meno. Da quando è stata emanata la direttiva, studiando la lontra, che ha anche necessità di ampi territori con determinate condizioni, abbiamo lavorato con i geomorfologi e con dei gruppi che stavano mettendo a punto gli indici da utilizzare per valutare lo stato di conservazione in relazione alla direttiva acque, per capire se fossero utilizzabili anche per rilevare e definire la qualità dell'habitat per la lontra eurasiatica. Abbiamo lavorato soprattutto su due indici, uno di qualità idromorfologica e uno di qualità biologica. Questi indici sono l'MQI, il Morphological Quality Index, proposto da un gruppo di Rinaldi nel 2000, l'indice invece che deriva da un indice elaborato per i fiumi inglesi, il South European River Hydromorphological Survey, proposto da Buffagni e Kemp nel 2002. E come, cosa abbiamo fatto? Siamo andati a rilevare questi parametri in un numero di tratti fluviali, questo per quanto riguarda l'MQI, in cui avevamo una presenza certa della lontra, ma anche tratti di fiume in cui avevamo una assenza certa di questa specie. Questo indice si avvale di tutta una serie di parametri in entrata e di elaborazione di sottoindici. I risultati, vi potrò dare poi i dettagli se siete interessati, comunque l'importante è che abbiamo trovato che cosa? Che la lontra era associata alla sua presenza a indici di qualità morfologica dei fiumi compresi tra una classificazione tra moderato e molto buono, quindi maggiori di 0,5. Siamo andati un po' nel dettaglio a capire quali fossero i fattori che contribuivano a questo fenomeno e abbiamo trovato che in particolare la lontra, diciamo la presenza di questa specie, è favorita dai tratti fluviali in cui viene assicurata la capacità di trasporto longitudinale e laterale di sedimenti, acqua e materiale legnoso. Non solo, alcuni di questi parametri più in dettaglio abbiamo rilevato un effetto positivo di un restringimento del canale che sicuramente segue degli interventi di tipo antropico nei fiumi, ma laddove questi interventi sono stati fatti nel tempo, questo è una analisi diacronica in 50 anni, quindi cambiamenti osservati in 50 anni, questo restringimento è avvenuto in maniera graduale, questo ha consentito la formazione di piane inondabili dove si è instaurata proprio questa vegetazione riparia che ha una dinamica molto veloce, ovvero rive con una vegetazione ben strutturata. Al contrario, interventi che hanno in qualche modo portato a un abbassamento veloce e rapido del livello del letto, quindi con un'incisione molto evidente delle rive, hanno un effetto negativo. Per quanto riguarda invece l'indice biologico, abbiamo lavorato a scala molto più ridotta, di dettaglio,
su 8 stazioni di marcatura frequente delle lontre in 20 chilometri del fiume Ofanto, e siamo andati a misurare in 4 stagioni diverse i parametri che, di questo SERHS, di questo indice che era stato proposto. Sono circa 200 parametri che vengono misurati su ogni stazione in 4 stagioni diverse. E poi elaborato attraverso un software dedicato, Caravaggio, uno dei nostri operatori aveva preso proprio un patentino per essere autorizzato a rilevare nel modo corretto tutti questi parametri, che contribuiscono a formare 3 indici diversi: un indice che è relativo alle alterazioni morfologiche del fiume, un indice che della eterogeneità dell'habitat, che è considerato un equivalente della qualità dell'habitat, e un indice che rilevasse le condizioni idrauliche locali. Quello che abbiamo qui, vedete, interpolate all'interno la frequenza di marcature. In questo caso siamo andati proprio a contare quanti escrementi trovavamo in ogni stazione, in ogni stagione, perché sono indice della quanto gli animali frequentano queste aree. E li abbiamo poi, invece, nella parte esterna dell'interpolazione ci sono interpolati proprio gli indici. Abbiamo trovato una relazione diretta tra la frequenza di marcature delle lontre significativa, cioè i due parametri che vedete con gli asterischi, con 2 indici. Uno, che è l'indice di livello di alterazione morfologica del fiume, e l'altro con la qualità dell'habitat, una relazione inversa con il descrittore lenticolotico, ma dello scorrimento delle acque, ma questo parametro non era significativo. È, diciamo, mentre l'indice di qualità dell'habitat era atteso, una relazione positiva con un certo grado di modificazione morfologica era meno atteso, ma coerente con quanto abbiamo poi trovato nel lavoro che vi ho fatto vedere prima. In sintesi, che cosa abbiamo dedotto da questi lavori? Che alterazioni antropogeniche del flusso idrico favoriscono la lontra quando queste sono graduali, e quindi favoriscono il rallentamento dell'acqua, l'instaurazione di vegetazione riparia strutturata nelle piane di inondazione, perché queste forniscono non solo tane, ma probabilmente hanno anche un effetto positivo di filtraggio degli inquinanti che raggiungono le acque, e anche creano dei microhabitat favorevoli questo gli ittiologi forse possono essere più, mi possono confortare meglio su questo, però questo dice la letteratura, quindi la presenza di comunità ittiche ben strutturate, che sono la base alimentare della specie, ma anche interventi che rallentino il flusso d'acqua e promuovono la formazione di canali secondari e barre, perché queste favoriscono per esempio la capacità di caccia da parte delle lontre. E non solo, per esempio, le madri insegnano ai piccoli sia a nuotare sia a cacciare laddove le acque scorrono non troppo veloci, dove ci siano delle pozze dove i piccoli non rischino di affogare, e imparano velocemente e anche a cacciare pesci che restano eventualmente intrappolati. Mentre alterazioni del flusso che limitano la presenza della lontra sono quei cambiamenti drastici di cui vi ho parlato prima, che riducono le piane inondabili e impediscono l'insediamento di fasce riparie ben strutturate, quindi l'incisione, le cementificazioni degli alvei e delle sponde. Per concludere, abbiamo anche oggi, abbiamo capito che direttiva habitat e direttiva quadro delle acque sono strumenti importanti non solo per tutelare la specie e il suo habitat, ma anche per fornire strumenti adeguati per monitorare in modo accurato e replicabile la presenza della specie e la qualità dell'habitat. Ma per contro, le lontre, proprio per questo motivo, potrebbero anche rappresentare dei buoni indicatori di buone pratiche di gestione dei fiumi. Sarebbe interessante anche avere dei protocolli di monitoraggio integrato tra le due direttive, che potrebbero fornire un valore aggiunto per il monitoraggio di altre specie acquatiche o semiacquatiche minacciate e della qualità del loro habitat.
E il ripristino della funzionalità ecologica dei fiumi sembra essere un fattore chiave per la resilienza di comunità biotiche ben strutturate. Bene, una lunga carrellata, però mi fa piacere poi ringraziare la grande comunità di appassionati, ma soprattutto di ricercatori che in questi anni hanno contribuito a aumentare le conoscenze su questa specie in Italia. E grazie, ha finito lui per primo. Okay. Grazie moltissimo professoressa Loi, questa presentazione è veramente talmente interessante e che ha evidenziato alcuni punti che poi diciamo anche come CIRF ci stanno particolarmente a cuore, cioè l'importanza della qualità morfologica in relazione poi alla disponibilità di habitat, che mi sembra un punto veramente nodale. Allora, per il momento ci sono due domande. La prima di Giovanni Lamacchia, che ci chiede se il fiume Ofanto, un fiume pugliese, è un esempio virtuoso per quanto riguarda il ripopolamento delle lontre, se ci sa dare qualche notizia su questo. Allora, sì, mi fa piacere parlarne perché il Lofanto è stata una roccaforte della sopravvivenza della lontra, era uno dei pochi bacini fluviali in cui la lontra è sopravvissuta anche nel periodo più bui della sua storia italiana e diciamo europea. Quindi ha avuto anche un ruolo importante nella sopravvivenza della specie e probabilmente anche nel mantenere il flusso genico tra le popolazioni, perché poi l'Ofanto scorre, arriva in Basilicata e lì c'è tutta la connessione con l'area core. Tra l'altro la Puglia è povera di fiumi che hanno questa qualità. Nel tempo devo dire che è stata anche l'area sorgente che ha permesso poi l'espansione nel Carapelle, nel Candelaro, che è abbastanza recente, e la riunificazione, che speriamo avvenga entro breve tempo, con le popolazioni del Fortore. Quindi sì, la risposta è sì. A giudicare dalla lontra, sì. Ottimo. L'altra domanda è una curiosità, viene dall'ingegnere Elena Dan, che è una nostra, fa parte del direttivo del CIRF, quindi una domanda fra virgolette interna, ed è una curiosità. Risulta effettivamente abbastanza curiosa la mappa, no, di sopravvivenza delle lontre a fine anni 90, concentrata prevalentemente nel sud Italia. E quindi quali sono i motivi per cui è avvenuto questo? C'è una spiegazione legata a qualche particolare caratteristica di questi corsi d'acqua? Dunque, vi siete fatti questa domanda? Allora, io in particolare ho avuto la grande fortuna, diciamo, perché ho partecipato negli anni Ottanta a un censimento che aveva promosso il WWF in tutti i fiumi italiani, tutte le regioni. E io, neolaureata, nessuno voleva prendersi la Basilicata perché erano tutti convinti che non avrei trovato, insomma, non c'era nulla di interessante. E ho avuto modo di verificare di persona invece la presenza della lontra nella maggior parte dei fiumi. Ma l'elemento che mi aveva colpito era che questa specie fosse presente in molti fiumi, anche dove, per esempio, c'erano grandi dighe, Agri, Sinni. E non era presente in un fiume che sembrava molto, come si dice in inglese, integro, pristine, che era il Bradano. Questo però ha acceso una lampadina e in realtà poi tanti studi in Europa hanno rivelato che cosa? Che in realtà uno dei fattori probabilmente principali, oltre alla persecuzione e alla caccia, che comunque poi è stata proibita, diminuzione e crollo delle popolazioni fosse legato all'effetto di composti utilizzati come pesticidi, in particolare i policlorobifenili. E questo, in quel piccola area, è probabilmente stato uno dei motivi per cui abbiamo assistito alla scomparsa in tutte quelle aree dove le grandi piane e pianure avevano coltivazioni intensive. In Basilicata solo il Bradano aveva, diciamo, mostrava queste condizioni. E quindi, adesso non so l'Ofanto perché non ho studiato con precisione questa situazione, però non coltivazioni estensive, ma le intensive sì, e il recupero anche, e non solo, ma anche quando si fa coltivazione intensiva si va ad arare quasi fin dentro l'acqua per recuperare
terreno agricolo, quindi eliminando anche la fascia di vegetazione riparia, quindi anche una combinazione di fattori, e probabilmente però questi sono stati fattori che hanno determinato la scomparsa nella maggior parte dei bacini idrografici, fatto salvo per quelle aree. Devo dire che quando questa situazione che vedete qui, in realtà probabilmente quel piccolo nucleo molisano che vedete qui era sopravvissuto anche allora, ma le lontre, in quel caso il survey forse non era stato fatto in modo abbastanza accurato, e quindi quel piccolo nucleo probabilmente sopravviveva anche allora. Ma il Molise ha la stessa situazione più o meno della Basilicata. Grazie, molto interessante. Sembrerebbe che le lontre del Cilento e della Basilicata siano sopravvissute grazie alla asperità orografica del territorio e a quella che in quegli anni veniva forse chiamata arretratezza anche nella produzione agricola. Quindi non tutto, insomma, ogni cosa ha il suo risvolto, in questo caso un risvolto positivo. Allora, un'altra domanda sempre interna dal CIRF da parte di Giuseppe Dodaro, che ci chiede, ringrazio intanto per l'intervento così interessante per noi, se gli studi hanno evidenziato un rapporto tra la presenza della lontra e la struttura della comunità ittica, oppure, visto che la lontra poi è generalista, si accontenta dell'abbondanza e non è, diciamo, schizzinosa sulla qualità. Allora, no, è una domanda molto interessante, che anzi mi sono molto contenta di rispondere a questa domanda, perché abbiamo fatto proprio uno studio ponendo in relazione la presenza della lontra con, laddove avevamo dati, con la biomassa ittica rilevata in determinate stazioni, e facendo un po' di interpolazioni anche su questi dati. Dato che avevamo però anche a disposizione le carte ittiche per alcune di queste aree, abbiamo fatto due tipi di analisi: uno se ci fosse una relazione con la biomassa ittica, l'altro se ci fosse una relazione con la diversità di specie, quindi con la strutturazione delle comunità. E sorprendentemente, siccome ci aspettavamo di trovare una forte relazione con la biomassa, e forse no con le comunità, abbiamo trovato esattamente il contrario. Purtroppo non abbiamo mai pubblicato questi dati, perché la persona con cui l'ho fatto è andata a lavorare in Svizzera in un grande web, è andata a fare altre cose, modelli, insomma è rimasto lì. C'era un'evidenza molto netta che la presenza fosse molto più condizionata in termini positivi con la presenza di una diversità di specie piuttosto che con una biomassa generico. Ora forse la biomassa varia molto a seconda delle stagioni, io non lo so del momento in cui viene rilevata, però questo, e mi sembra che questo risultato sia stato ottenuto anche adesso in altri studi svolti in altre aree, e forse perché questo garantisce anche più specie, forse hanno anche fenologie diverse e quindi garantiscono una presenza costante di risorsa trofica nel corso di tutto l'anno. Sì, grazie. Probabilmente specialmente per i fiumi del sud Italia, che hanno anche un regime idrologico particolarmente variato, quindi probabilmente grandi differenze nel regime idrologico possono portare anche a grandi differenze nella disponibilità, quindi la possibilità di avere uno spettro di fonti di alimentazione, no, potrebbe essere vitale. Allora, Marzia Ciampichiello ci chiede, l'altitudine e la temperatura dell'acqua sono dei fattori limitanti per la sopravvivenza, la diffusione della lontra? Dunque, direi di questa specie, direi no, perché è una specie a diffusione ampissima. La ritroviamo, un dottorando del nostro gruppo addirittura è riuscito a fototrappolarla a 4.000 metri in Himalaya. Il suo dottorato si è proprio concentrato su questo parametro, quindi ha una capacità di adattamento a temperature anche molto basse. Non sappiamo bene come e quanto il suo metabolismo si adatti e quanto ci siano in realtà delle sottospecie più adattate a climi più rigidi. Comunque frequenta, diciamo, è comune anche nella penisola scandinava, quindi dove abbiamo temperature dell'acqua molto rigide.
Sappiamo anche che, per esempio, nella penisola italiana, comunque le popolazioni mediterranee raramente le troviamo oltre 1500 metri, ma ciò che supponiamo è che sia, in questo senso siano condizionate non tanto dalle temperature dell'acqua, quanto dalla scarsità di risorsa trofica, perché quando andiamo sempre più in alto i torrenti diventano sempre più veloci, più stretti, c'è una grande abbondanza di salmonidi che sono, credo, insomma, hanno anche densità minori e quindi è un aspetto che stiamo anche valutando di studiarlo in modo più sistematico. Però da un punto di vista di termoregolazione direi di no, sono in grado, certamente le esigenze metaboliche aumentano e quindi c'è anche necessità di aumentare la quantità di cibo che devono acquisire. Grazie. Allora, un commento da parte di Maria Italia Francolino che ci conferma la presenza della lontra, una buona notizia, nel fiume Sinni in Basilicata fino alla foce sullo Ionio. E una domanda di Giancarlo Chiavazzo che ci chiede quanto è importante come fattore di impatto la pesca come fattore limitante, ovviamente. Allora, la pesca non ha, a quanto abbiamo dati, non ha alcun impatto sulla disponibilità trofica per la lontra, ma dobbiamo in realtà rilevare che in Italia non c'è, cioè la risorsa ittica d'acqua dolce non è così, credo, non ha questo impatto sulle. No, anzi, questo me lo dovete dire voi. Noi non abbiamo, diciamo, non abbiamo fatto studi mirati in questo senso. Quello che sappiamo è che c'è una problematica conflittuale che però si concentra molto nel nord Italia, quindi dove per ora le lontre ancora sono molto rare, soprattutto sono apparse nel nord-est, ma sappiamo già per un convegno che abbiamo fatto anche a Trento che potrebbero instaurarsi delle situazioni conflittuali, nel senso che i pescatori potrebbero percepire la lontra come un competitore, quindi come un sottrattore di risorsa importante per i pescatori. Questo tipo di conflittualità non l'abbiamo mai rilevato invece nelle aree del centro-sud Italia dove abbiamo lavorato e stiamo lavorando. Però ecco, non abbiamo dati, in Austria si sta lavorando su questo aspetto perché in Austria hanno avviato un programma di controllo delle lontre, quindi sono stati autorizzati dalla comunità europea in deroga alla direttiva Habitat a uccidere, eliminare dalle 40 alle 60 lontre l'anno per ogni land che ha chiesto la deroga. Questo perché i pescatori sostenevano che la lontra sottraesse troppa risorsa, avesse un impatto importante sulle comunità ittiche. La cosa interessante, che è l'unico dato che abbiamo, è che uno studio che ha fatto post prelievo di lontre ha verificato che in realtà non è cambiato nulla, cioè le popolazioni ittiche non hanno recuperato e quindi che probabilmente il fattore del declino osservato in quelle aree non fosse dovuto alla presenza della lontra, ma quanto piuttosto a un altro fattore che è stato ipotizzato, adesso non mi ricordo bene se fosse la diffusione di un patogeno o qualche altra cosa. E quindi ecco, questo è l'unico dato che abbiamo, ma non per le popolazioni italiane. Allora, un'altra domanda, in realtà sono due persone che ci chiedono informazioni riguardo alle oasi. Cioè Sara Serritella ci chiede se è possibile creare delle oasi facendo delle reintroduzioni di lontra all'interno dell'oasi, in modo da favorirne la diffusione, ovviamente. E Antonella Giordanelli ci chiede qualche informazione, se è possibile, sull'oasi di Penne. Adesso non so se lei ci può dare qualche informazione oppure magari qualcuno degli ascoltatori. Allora, le Grazie. reintroduzioni sono un altro argomento piuttosto critico, importante anche parlarne. Proprio negli anni 90, dove vedete la situazione peggiore, sono stati avviati diversi progetti di reintroduzione. Il problema della reintroduzione delle lontre, ma come di molte altre specie, che sono progetti in cui andrebbe fatto un studio di fattibilità molto accurato,
Innanzitutto perché in Europa, per esempio, quando si è tentato di reintrodurle, bisognava prendere questi animali da centri di allevamento in cattività. L'unico centro che era riuscito ad allevare lontre in cattività era un centro inglese, quindi sono stati prelevati i fondatori, i riproduttori da questo centro di allevamento in cattività e sono stati avviati diversi progetti di reintroduzione a Caramanico in Abruzzo, due progetti nei parchi regionali di Ticino e Piemonte, Ticino Lombardo e Ticino Piemontese. E che cosa è avvenuto e si è verificato però? Che a un certo punto proprio i ricercatori italiani di Ispra hanno realizzato che queste popolazioni reintrodotte presentavano un aplotipo, un marcatore genetico che inesistente nelle popolazioni europee. Si è scoperto che in questo allevamento c'era stata un fenomeno di ibridazione con una sottospecie asiatica. Quindi Ispra e molti altri paesi hanno bloccato, cioè non hanno bloccato, hanno consigliato di non continuare con i progetti di reintroduzione. Quindi Oasi di Penne, dove c'era in corso questo progetto, l'Oasi di il centro di Caramanico, si sono riconvertiti in centri di educazione per la lontra. Penne forse è nato proprio solo come centro di educazione, avevano le lontre nelle vasche. Bisogna tenere presente che la reintroduzione di animali territoriali che hanno necessità, innanzitutto bisogna assicurarsi che tutte le minacce siano state rimosse in aree quanto vaste, perché la reintroduzione deve assicurare che possano stabilirsi popolazioni vitali di una specie. Questo comporta sapere qual è il numero. Noi abbiamo fatto una stima con una popolazione vitale di lontra è di circa 5.000 individui. Abbiamo fatto delle analisi che si chiamano di vitalità delle popolazioni con dei software, insomma, questo è un dato recente, ma quindi bisogna assicurare intanto un territorio di quelle dimensioni che possa ospitare quella popolazione e poi bisogna assicurare che cosa? Una diversità a livello anche genetico, quindi evitare che di mettere fondatori che siano un numero troppo limitato, perché questo porta a fenomeni di inbreeding, di incrocio, quindi anche di abbassamento della qualità genetica che a loro volta instaurano quelli che si chiamano dei vortici di estinzione. Quindi oggi, ma in generale la comunità internazionale, anche l'Otter Specialist Group, tendono a non promuovere le reintroduzioni, ma piuttosto favorire quello che sono tutti gli interventi che permettono alle popolazioni esistenti di riaffermarsi e raggiungere dei numeri, perché sennò si rischia di stornare anche risorse e attenzione. In America l'hanno fatto e hanno avuto un grande successo con una specie diversa che è l'Ontra canadensis. Però vi dico già, le reintroduzioni hanno riguardato 150 esemplari, sono stati introdotti con successo. Questi sono i numeri. Grazie molte. Allora, devo scusarmi con chi ci ascolta e chi ha fatto altre domande perché purtroppo siamo un po' in là con i tempi, non riusciamo a rispondere a tutti, però vi anticipo che le domande a cui non abbiamo riflessioni, a cui non abbiamo risposto, sono disponibili sulla chat, quindi possono essere lette da tutti e per le domande a cui non riusciamo, non abbiamo tempo per rispondere, chiederemo poi via mail alla professoressa Loi magari di darci una breve risposta comunicheremo in Posso questo anche modo. rispondere in chat, O anche in chat, anche mentre grazie. ascolto. Grazie, grazie molte. Purtroppo dobbiamo andare avanti perché la discussione è molto interessante, potrebbe andare avanti molto di più, però il nostro tempo è limitato. L'ultimissima cosa che volevo dire, qualcuno ci ha chiesto se ci sono delle linee guida sulle caratteristiche che devono avere gli habitat per essere disponibili, adatti, per le lontre. Marco Randi ci ha fatto questa domanda, se c'è qualche linea guida di riferimento. Dunque, diciamo, non è proprio una linea guida, però una buona introduzione a questo tema e degli interventi che sono stati proposti per il ripristino e la tutela degli habitat della lontra si trova nel piano d'azione nazionale che è scaricabile dal sito ISPRA. Quindi alcune informazioni, poi chiaramente mi potete scrivere e io sono disponibile. Non esistono linee guida pubblicate, ma il piano d'azione contiene informazioni e strategie. Benissimo, grazie mille. Grazie a tutti per le Grazie molte a voi. domande, molto interessanti. E darei subito la parola a Bruno, che così continuiamo con gli altri argomenti di oggi.
Sì, mi unisco al ringraziamento e all'interesse per quanto detto. E, prima di passare, e lo farò praticamente subito la parola ad Elena Tricarico, mi spetta una piccola, tra virgolette, difesa d'ufficio che mi sollecitano i geomorfologi del CIRF rispetto a quello che è un tema che noi, su cui come CIRF abbiamo sempre spinto, cioè in Italia è noto, c'è un generale restringimento dovuto a delle alterazioni sia idrologiche sia legate a una riduzione del trasporto di sedimenti, un generale restringimento degli alvei fluviali. Abbiamo sentito molto chiaramente dall'interessantissima analisi presentata da Anna Loi che questo può favorire sostanzialmente un avvicinamento delle fasce ripariali o una rivegetazione di alvei che sarebbero privi di vegetazione, e questo favorisce inevitabilmente la lontra o altre specie che usano proprio le fasce vegetazionali. Quindi volevo precisare questo, cioè è molto complesso parlare di qualificazione fluviale, perché a volte migliorare o cercare di bloccare quella che è un'alterazione in atto potrebbe in effetti sfavorire delle specie fondamentali o addirittura sfavorire in generale la biodiversità, e quindi questo pone dei problemi, pone anche grandi discussioni al nostro interno e pone delle contraddizioni anche con i pesci. Spesso mi dicono: guarda che i pesci sono proprio, se non ci fosse quella briglia che fa la buca non ci sarebbero tutti questi pesci, quindi le briglie fanno bene all'ambiente anche se sono un'alterazione. Il messaggio è questo, che in realtà restano delle alterazioni morfologiche, abbiamo sentito bene da Anna Loi che soprattutto se sono graduali, non drammatiche, quindi non stiamo parlando di incisioni molto forti, estreme, che in quel caso sfavorirebbero anche la lontra, restano delle alterazioni. C'è una grande gamma di tipologie fluviali in Italia, non escludo che alcuni habitat, fiumi a canali intrecciati, fiumi che hanno un grande trasporto solido, non siano per natura idonei alla lontra, ma lo siano diventati a seguito di alterazioni. Resterà a quel punto da capire, quando uno si pone il problema se vuole o no riqualificare quel fiume, a quale obiettivo vorrà tendere. Potrebbe anche essere che ci teniamo l'alterazione morfologica, perché quella popolazione di lontra che si è nel frattempo inserita è molto importante, però non vorrei, ecco, che si andasse a casa col messaggio che restringere i fiumi o alterare la continuità per creare più buche per i pesci e quindi più fauna ittica sia fare necessariamente del bene alla biodiversità. Scusami Anna, tra virgolette, ma ho già ricevuto anche su WhatsApp alcuni messaggi in tal senso, e credo tu possa concordare su questa piccola precisazione. Però è molto interessante che lo abbiate studiato e confermato, e anche molto onestamente visto queste correlazioni che tu stesso hai definito inaspettate. Detto questo, entriamo nel secondo tema, che è quello altrettanto interessante, anche se forse ancora più difficile, ma anche per la varietà di problematiche e di specie di cui dobbiamo rendere conto, che è quello delle specie allottone, ma questo non sarebbe un gran problema, ma è l'altra parola che crea il problema, cioè invasive, quindi in grado di nuocere alla biodiversità autoctona. Lascio la parola ad Elena Tricarico, ricercatrice dell'Università di Firenze, che si occupa in particolare per il comparto faunistico di problemi legati alle specie invasive, su cui spesso possiamo limitarci a un controllo e non possiamo più vincere, tra virgolette, la battaglia, mentre in altri casi sì. Elena, a te la parola e la condivisione del video. Grazie mille, grazie, ringrazio, buon pomeriggio a tutti, ringrazio veramente per l'invito, è un piacere veramente essere qui, insomma. Poi io ho cominciato lavorando un po' sulla lontra, proprio in Portogallo, ho visto fra l'altro una domanda proprio inerente, no, sull'impatto della lontra sul Procambarus clarki. Io durante
durante il mio Erasmus svolto in Portogallo, dove la lontra è molto abbondante già, insomma, storicamente, ho visto proprio che la lontra aveva completamente cambiato la propria dieta in presenza del gambero rosso della Louisiana ed esercitava proprio un forte controllo all'epoca, quindi insomma si parla di tanti anni fa. Ma tornerò poi sul gambero rosso perché è la specie su cui lavoro in particolare, perché poi generalmente si assiste anche proprio a un aumento della comunità ornitica che va a controllare questa specie in alcune zone. Allora, parliamo di specie aliene invasive. Sicuramente molti di voi conoscono il termine, però mi piace sempre un po' ricordare di cosa stiamo parlando. Quindi parliamo di specie animali e vegetali che vengono trasportate dall'uomo in maniera volontaria o accidentale al di fuori della loro area di origine naturale. Quindi ci deve essere proprio l'azione dell'uomo che prende e le trasporta. Perché parliamo tanto di questo tema, soprattutto recentemente? Perché una parte di queste specie trasportate dall'uomo possono diventare problematiche, ovvero, come si dice, possono diventare invasive e possono andare a causare dei danni anche notevoli alla biodiversità e agli habitat, ma anche danni economici anche alla salute umana. Di solito, se andiamo a guardare un gli articoli e i lavori pubblicati del grande insieme delle specie introdotte, circa il 10-15% sono invasive. Ovviamente è una media, in realtà poi a volte le percentuali possono essere maggiori o minori, dipende un po' dal contesto. Quando parliamo di impatti sulla biodiversità, è ampiamente riconosciuto che le specie aliene invasive sono proprio la seconda causa di perdita globale di biodiversità. La prima rimane ancora la frammentazione proprio e la distruzione dell'habitat. Ma le specie aliene invasive possono essere la prima causa di scomparsa locale di specie, e questo si è visto verificarsi soprattutto nei contesti insulari, ad esempio, ma anche negli ambienti acquatici, guardate, la situazione non è molto rosea. Come fanno diciamo, creare questi impatti e quali sono poi gli effetti che vediamo sulla biodiversità? Innanzitutto possono andare proprio ad alterare la capacità riproduttiva delle specie native, poi possono proprio quindi ridurre le popolazioni di specie native, e si è visto che le specie aliene invasive sono il fattore chiave, quindi non sono l'unico, ma sono un fattore piuttosto importante nel 54% delle estinzioni animali conosciute, e addirittura sono l'unico fattore nel 20% delle estinzioni conosciute animali. E queste estinzioni, come vi dicevo, si registrano soprattutto negli ambienti insulari, ma nelle aree umide anche. Altro effetto molto importante che vanno a esercitare in maniera negativa ovviamente le specie aliene invasive è proprio il cambiamento della struttura della comunità. Spesso arrivano a semplificarla, quindi se prima dell'arrivo di una specie aliena invasiva la rete trofica poteva essere molto complessa, a volte con l'arrivo di questa specie queste reti si riducono molto e si semplificano, e addirittura in alcuni casi le specie aliene invasive arrivano a dominare proprio la comunità. Tant'è vero che in letteratura si parla proprio di effetto di omogenizzazione oppure McDonaldizzazione, insomma, perché noi sappiamo, no, che McDonald's adesso è presente un po' ovunque, e ci sono tante specie aliene invasive che sono presenti un po' ovunque nel globo terrestre e vanno così ad annullare quelle differenze invece che rendono particolari insomma, determinate zone. Non solo, quindi, non solo abbiamo un effetto a livello di specie, a livello di comunità, ma abbiamo anche proprio un effetto a livello di habitat ed ecosistema, perché alcune di queste specie vanno proprio a alterare anche le caratteristiche abiotiche dell'habitat e quindi proprio a modificare completamente l'ambiente. Non dobbiamo dimenticarci anche che ci sono degli impatti sulla salute umana. Ci sono oltre 100 casi conosciuti di specie aliene invasive che hanno effetti sulla salute dell'uomo. Sicuramente le specie più note sono le zanzare,
e le piante anche, perché molte di queste possono avere dei pollini fortemente allergenici. Ma guardate, insomma, facendo proprio una revisione della letteratura, abbiamo visto che anche altre specie aliene invasive, come mammiferi, rettili, anfibi, gli stessi pesci, possono proprio causare tutta una serie di problemi alla salute umana. E infine, e questo può essere anche un'informazione sicuramente interessante quando poi si va a parlare un po' con i decisori, ci sono anche tutta una serie di impatti economici rilevanti. Questo che vi faccio vedere è un grafico di un lavoro pubblicato recentemente che fa vedere come il costo totale delle specie aliene invasive in Italia sia stato stimato tra ovviamente il 1990 e il 2020 a girarsi sui 705 milioni circa di euro. Allora, innanzitutto vi devo dire che è una sottostima, perché ovviamente qui è stata analizzata la letteratura reperibile in lingua inglese, perché è un lavoro condotto da colleghi francesi e tedeschi che sono andati proprio a spulciare un po' le pubblicazioni in lingua inglese. Quindi è una sottostima ovviamente, perché ci sono comunque dei dati riportati in report e pubblicazioni locali, ma è una sottostima anche perché spesso in realtà i costi ci sono, ma non sempre vengono riportati. Però sicuramente è interessante fare il punto della situazione e avere un'idea di quali possano essere questi costi economici. È un fenomeno in rapida crescita ed è per questo che se ne parla tanto, perché spesso mi sento dire sì, ma in realtà l'uomo ha sempre, no, introdotto specie animali e vegetali per il proprio fabbisogno fin dai tempi antichi, verissimo, però il fenomeno attualmente ha assunto delle proporzioni tali che non ha uguali veramente nella storia. Stiamo parlando quindi di numeri molto elevati rispetto al passato, stiamo parlando di un'epoca in cui la globalizzazione ha accelerato tantissimo l'introduzione, spesso anche involontaria, di tante specie, e questo ovviamente fa sì che si vada a creare una pressione anche sui nostri ecosistemi, e quindi questo non, assolutamente non deve essere trascurato. Guardate, vi metto alcuni numeri. Per l'Europa si parla di circa 12.000, a volte 14.000, a seconda un po' del database che si consulta, di specie aliene, quindi specie aliene in senso generale, quindi comprese quelle invasive, con un aumento del 76% negli ultimi 30 anni. Per l'Italia, secondo quanto viene riportato appunto dalla Banca Dati Nazionale delle Specie Alloctone, che viene gestita da ISPRA, si parla di circa 3.500 specie che sono state introdotte. Attualmente 3.300 sono presenti sul nostro territorio, e guardate, c'è stato addirittura un incremento del 96% negli ultimi 30 anni. Come dico sempre, noi per esempio abbiamo una barriera che sono le Alpi, no? Che quindi in qualche modo non faciliterebbe la diffusione di alcune specie, come ad esempio in centro Europa, e l'abbiamo ampiamente superata con questi numeri. Di questo comparto di specie, quindi di circa 3.300 specie presenti sul nostro territorio, già il 15% è invasivo, cioè determina impatti importanti sulla biodiversità, sulla salute e sull'economia. Andando a guardare poi in particolare la situazione delle acque interne, noi sappiamo che le acque interne sono molto vulnerabili a questo fenomeno, perché l'uomo ha sempre avuto uno stretto legame con le acque interne. Dico sempre, ricordiamoci che le prime civiltà sono sempre nate lungo grandi fiumi navigabili. E una volta che una specie dulcacquicola entra dentro un sistema dulcacquicola, appunto, si diffonde molto rapidamente, quindi questo poi fa sì che le specie possano diffondersi velocemente e quindi essere anche difficilmente contenibili. Quello che vedete è un grafico a torta che riporta quello che con quello che era il mio supervisore all'epoca, insomma la professoressa Gherardi, purtroppo ci ha lasciato da tempo, è un lavoro che facemmo con la professoressa insieme a altri colleghi italiani per avere un punto della situazione per quanto riguarda gli animali nelle acque dolci, animali alieni ovviamente, e trovammo all'epoca, qui si parla di più di 10 anni fa, 112 specie animali che comunque
si erano stabilizzati, quindi avevano trovato le condizioni ideali anche per riprodursi e per autosostenersi e per diffondersi, e la maggior parte ovviamente di queste specie animali era costituita da pesci, seguite da crostacei e poi molluschi. All'epoca 112 specie animali corrispondevano a circa il 2% della fauna dulcoacquicola riportata per l'Italia. Più o meno in contemporanea, pochi anni dopo, un botanico tedesco, Usner, riporta la presenza di 34 piante aliene acquatiche in Italia. Attualmente ci sono sicuramente più di 160 specie aliene, animali e vegetali, nelle acque interne italiane. Soprattutto si parla di pesci, di piante, crostacei e molluschi, che sono insomma appunto i gruppi tassonomici dove ritroviamo il maggior numero appunto di specie introdotte. Qui vi ho messo giusto una panoramica proprio fotografica di alcune specie, che non vuole essere assolutamente esaustiva, ma giusto per darvi l'idea anche della varietà di specie che abbiamo sul nostro territorio. Quindi abbiamo dai molluschi come la corbicola, dressena, cozza zebrata, andiamo il gambero rosso della Louisiana, che è il gambero alieno a più ampia diffusione sul nostro territorio, ma poi abbiamo il Dicrogambarus villosus, quindi un anfipode che arriva dall'area appunto caspica. Tra i pesci ho messo il siluro, la gambusia, il persico solo, ma insomma i pesci in realtà sono uno dei gruppi purtroppo molto impattati da questo fenomeno. Poi abbiamo la nutria, che sicuramente molti di voi conoscono, che è molto diffusa sul territorio italiano, in particolare nel nord e centro Italia, la rana toro che arriva dall'America, la testuggine palustre dalle guance rosse, e poi ho messo ad esempio alcune piante come la ludvigia, il mirofilla acquatico, il giacinto d'acqua e l'erba alligatore. Questo per farvi capire quindi che siamo di fronte veramente a un'ampia varietà di specie presenti sul nostro territorio, che causano tutta una serie di impatti anche piuttosto importanti e che richiedono anche azioni di controllo diversificate, non sempre possibili ovunque. Vi mostro alcuni esempi insomma di specie particolarmente interessanti che troviamo all'interno delle nostre acque. Mi piace partire dalla cozza zebrata, che è di origine appunto caspica, è un animale insomma di piccole dimensioni, perché stiamo parlando di un animale che può raggiungere al massimo 4 centimetri, zebrato ovviamente perché ha questo pattern che è zebrato sui gusci, e che è una specie, guardate, che viene considerata a tutti gli effetti un ingegnere ecologico. Quando parliamo di ingegnere ecologico ci viene in mente subito il castoro, no? Però questo mollusco in realtà è in grado proprio di trasformare completamente l'ambiente che va a invadere, sia dal punto di vista biotico che abiotico. Perché? È un mollusco filtratore, quindi aumenta la trasparenza dell'acqua. Aumentando la trasparenza dell'acqua diminuisce i solidi sospesi e va a alterare ovviamente i cicli dell'azoto e del fosforo. Con la trasparenza dell'acqua favorisce l'abbondanza di specie che hanno bisogno ovviamente di acque trasparenti per vivere, mentre ad esempio non favorisce specie che invece starebbero meglio in acque torbide. Quindi cambia ovviamente la composizione della comunità e addirittura in alcuni casi favorisce anche molto la crescita di macrofite e a volte anche di cianobatteri, tanto è vero che in alcuni contesti, questo si è visto soprattutto in ambiente lacustre del Nord America, praticamente favorendo proprio la crescita delle macrofite e i cianobatteri, questa eccessiva crescita può andare proprio a produrre delle sostanze tossiche che sono presenti poi nell'acqua, e questo fa sì che poi se il bacino lacustre dove avviene questa eccessiva proliferazione è utilizzato per approvvigionamento idrico magari della cittadinanza, poi l'acqua deve essere insomma purificata e comunque in qualche modo resa potabile per i consumatori, quindi un costo aggiuntivo ad esempio. Poi questo è un mollusco altamente incrostante, quindi si attacca ai substrati rigidi e quindi va a aumentare proprio la durezza e la rugosità del fondo e altera proprio anche la composizione del sedimento, perché ovviamente
le valve del mollusco, una volta morto, costituiscono proprio un substrato totalmente nuovo su cui vanno a depositarsi altri organismi. Queste sono foto che arrivano dall'Italia, arrivano da una zona non lontanissima da dove vivo io, perché si parla dell'impianto di Bilancino, a circa 40 km a nord da Firenze, dove è presente la pozza zebrata, e pensate, nel 2008 per ripulire una vasca dell'impianto si sono spesi 20.000 euro, perché questa specie si era andata a depositare all'interno della vasca di decantazione, ma come vedete anche nelle griglie, ed era presente anche nelle tubature. E quindi questo vi dà l'idea, insomma, veramente anche degli impatti economici di questa specie. Nel Nord America si parla di miliardi di impatti l'anno, perché è una specie ampiamente diffusa che va proprio a intasare le tubature e crea grossi problemi. Altra specie che poi mi è molto cara, perché ci lavora proprio storicamente da tempo, è il gambero rosso della Louisiana, il Procambarus clarki. È una specie che in realtà anch'essa è un vero e proprio ingegnere ecologico, perché va a alterare tantissime componenti dell'ecosistema. Può competere con i gamberi nativi che abbiamo in Italia. Attualmente questa competizione non è diretta, ma in realtà il gambero americano è un portatore sano di un fungo, la peste del gambero, che invece è letale per i nostri gamberi nativi. La peste viene trasmessa involontariamente, magari anche da noi stessi, cioè dall'uomo, che siamo fruitori delle zone dove è presente il gambero rosso, e se poi ci spostiamo in corpi idrici dove è presente il gambero nativo senza aver disinfettato tutta l'attrezzatura, quindi gli stivali, i secchi e quant'altro, possiamo in questo modo trasmettere la peste alle popolazioni astacicole native e quindi causarne la riduzione e la scomparsa. Poi il gambero rosso della Louisiana, e questo in realtà è una caratteristica un po' tipica di tutti i gamberi, in realtà è una specie onnivora, quindi si nutre di quello che trova all'interno dell'ambiente, ma è una specie particolarmente aggressiva e prolifica, quindi la sua onnivoria è molto spinta e crea dei grossi problemi, proprio perché è in grado anche di predare girini di anfibi, piante acquatiche, altri macroinvertebrati acquatici, quindi in alcuni casi veramente va a minare anche la sopravvivenza di alcune di queste specie. È una specie poi che nei momenti più critici scava tane attivamente lungo gli argini, soprattutto limo argillosi, ed è una specie che scava molto attivamente. Ora vi farò vedere un po' quello che abbiamo visto noi in Toscana. Infine, siccome è una specie che si adatta bene a qualsiasi situazione, è in grado anche di accumulare comunque tossine e metalli pesanti che possono essere poi biomagnificati lungo la catena trofica e possono arrivare anche all'uomo nel caso, insomma, di un consumo alimentare. Queste sono immagini che vengono soprattutto dalla Toscana, ma potrebbero arrivare anche da altre zone dove è presente questa specie. Vi dicevo che durante le fasi critiche, quindi durante l'inverno, ma ad esempio durante estati particolarmente siccitose, ma quando fa la muta e quando va in riproduzione, scava le tane, ci si rifugia e aspetta, insomma, che passino queste condizioni critiche per riemergere poi al momento opportuno. Sono tane che possono essere verticali, orizzontali, e sono tane che possono essere anche molto strutturate. Abbiamo visto proprio, questo è uno studio fatto in una zona vicino a Firenze, in un piccolo canale della Piana Fiorentina, su un transetto di circa 25 metri lineari, siamo andati a contare per 10 giorni il numero di tane che si vedevano, e praticamente siamo partiti da circa, vedete, un numero sotto i 60 il primo giorno, fino ad arrivare a 100 tane al decimo giorno. Quindi cosa vuol dire? Che gli animali scavano molto attivamente. Fra l'altro abbiamo visto che non sono fedeli alle tane, perché in realtà sono animali che rimangono in una zona per un determinato periodo, poi prendono e si spostano. E questo ovviamente, capite, ha un impatto sulla struttura dell'argine stesso, soprattutto degli arginelli. Il consorzio di bonifica di Reggio Emilia una decina di anni fa stimava circa 1.000 euro a metro quadro per ripristinare gli argini proprio scavati dal gambero,
In uno studio condotto più di 10 anni fa in Lazio abbiamo stimato i costi dovuti proprio alla presenza del gambero rosso sia per la pesca, sia come danni alla pesca, all'acquacultura, ma anche ai canali di irrigazione, vedete, oscillavano tra i 139 e 1,5 milioni di euro. Abbiamo poi ricreato le condizioni in laboratorio insieme proprio a degli ingegneri ambientali qui dell'Università di Firenze per capire un po' come funziona l'attività di scavo, perché in natura non è facilissimo sempre studiarla. Abbiamo proprio creato un argine mimando le condizioni naturali, quindi limo-argilla, un argine lungo circa 1 metro e alto circa 50 centimetri. Abbiamo messo l'acqua per circa 40 centimetri solo in una parte della vasca e abbiamo inserito poi 4 animali, 2 maschi e 2 femmine, e abbiamo osservato l'attività di scavo. Innanzitutto abbiamo visto che sia femmine che maschi scavano molto attivamente appena messi nell'acqua. Infatti non so se riuscite a vedere, l'acqua è torbida e questo è un effetto proprio dello scavo anche di questa specie, quindi l'acqua si intorbidisce e questo ovviamente va a discapito delle specie che vivono nel corpo idrico, e soprattutto dopo 96 ore il 4% dell'argine che avevamo ricreato nel laboratorio era occupato dalle tane. Qui vedete i calchi che abbiamo ottenuto con del poliuretano espanso, a volte sono tane ramificate, a volte no, c'è una camera in fondo perché è la zona dove vanno di solito gli animali, però potete immaginare cosa questo significhi poi su un argine naturale molto più lungo. Parlando di argini, viene naturale parlare della nutria, di quest'altra specie introdotta negli anni 20 per la pelliccia e poi liberata, insomma, quando la pelliccia di castorino non è andata più di moda, appunto gli allevamenti sono stati dismessi e gli animali sono arrivati in natura. Queste sono cifre che risalgono a uno studio vecchio, ma al momento rimangono le cifre che abbiamo in letteratura. Si parla di circa 4 milioni di costi dovuti alla nutria in totale, e vedete si parla proprio di danni notevoli agli argini, perché parliamo comunque di un animale che scava attivamente anch'esso all'interno degli argini. Sappiamo anche che è un animale che è erbivoro, quindi può creare dei danni alle coltivazioni, ed è una specie ampiamente diffusa, come vi dicevo, nel nord e centro Italia. Una situazione, come vi dicevo, è molto molto drammatica per quanto riguarda la fauna ittica, quindi i pesci sostanzialmente, perché più della metà, anzi direi molto più della metà, è aliena, quindi parliamo veramente di 70, non meno di 70 specie introdotte sul nostro territorio. E attraverso l'ibridazione, la competizione, la predazione e anche la trasmissione di patogeni causano importanti impatti ecologici sulla nostra fauna nativa. E la cosa interessante e anche preoccupante è che in molti siti ormai spesso le comunità dolcacquicole sono costituite da tutte o quasi specie aliene. Proprio si sono completamente sostituite. E, da una parte questo sicuramente è preoccupante, dall'altra ci sprona anche a capire poi come interagiscono queste specie aliene che si trovano a coesistere e che magari spesso sono di origine completamente diversa, perché parliamo di specie che arrivano magari dal Nord America piuttosto che dal Centro Europa, che dall'Africa, che dall'Asia. Quindi è interessante poi capire come interagiscono tra di sé e quali possono essere poi gli impatti sugli ecosistemi. Gli impatti aumentano oppure si instaurano delle competizioni che vanno a, non dico a mitigare gli impatti, ma a far sì che ci sia un controllo a vicenda. Ecco, questo è un aspetto sicuramente interessante su cui si sta lavorando molto. E infine, parlando di piante, perché non dobbiamo dimenticare che vi ho fatto vedere anche che esistono tante piante acquatiche sul nostro territorio, una pianta che è molto bella, che piace tanto, che è il giacinto d'acqua, che è presente anche in Italia con delle popolazioni in alcune regioni, è il giacinto d'acqua, come vi dicevo, appunto il giacinto d'acqua, una specie ornamentale che arriva dal Sud America, ed è una specie molto importante quando parliamo di invasioni, perché forma questi tappeti monocultura, quindi c'è solamente un tappeto flottante di giacinti d'acqua,
che impedisce la penetrazione della luce e riduce l'ossigeno negli stati sottostanti, e quindi ovviamente non solo c'è un'alterazione della qualità stessa dell'acqua, ma c'è anche proprio il flusso che viene fortemente alterato, qui ostacolando navigazione e pesca, per esempio, perché in Africa questa è una specie particolarmente problematica in grandi laghi, e ovviamente questo crea anche dei problemi a tutta la fauna e a tutte le specie comunque che vivono al di sotto della superficie dell'acqua, e fra l'altro questa specie offre rifugi anche per altri invertebrati come zanzare e molluschi, e zanzare ovviamente possono essere portatrici anche di determinate malattie. Queste foto e anche le precedenti arrivano dalla Sardegna, quindi non stiamo parlando di contesti extra italiani, dove appunto questa specie ha fatto la sua comparsa ormai più una decina di anni fa, e andando a vedere proprio a ricoprire completamente la superficie di questo corso d'acqua, e addirittura si spesero, ci sono stati vari interventi, e questo però insomma sono delle cifre che ho trovato, 60.000 euro per un primo intervento di pulizia durato 5 mesi nel 2014, però ovviamente è una specie particolarmente difficile da togliere, anche perché bisogna essere sicuri insomma di aver tolto un po' tutti i propagoli. Quindi la situazione è piuttosto preoccupante. Come si fa a rispondere a questa problematica? Ci arrivano dei principi guida dalla Convenzione della Biodiversità. Quello che si raccomanda è un approccio di tipo gerarchico a 3 fasi. Gerarchico perché la prima fase dovrebbe essere quella su cui insistere particolarmente, ovvero la prevenzione, cioè cercare di evitare nuova introduzione o la diffusione di specie già presenti sul territorio. La seconda fase prevede una rapida identificazione, magari dei primi nuclei di nuove specie che arrivano, e una risposta tempestiva, quindi la rimozione immediata. La terza fase invece è la gestione prolungata, che riguarda quelle specie che ormai sono sul territorio da tempo, e quindi si deve in qualche modo cercare di mitigare gli impatti e di gestirle dove possibile. Questo tipo di approccio gerarchico a 3 fasi è stato ripreso dal regolamento europeo che è stato emanato nel 2014 ed è entrato in vigore poi in ogni Stato membro nel 2015, e che appunto si basa proprio appunto su questo approccio gerarchico, dove la prevenzione riveste un ruolo importantissimo. Cuore di questo regolamento è la lista di specie invasive di rilevanza unionale, quindi su una lista particolare di cui vi parlerò, e i paesi possono comunque sviluppare una lista di specie invasive di rilevanza nazionale. Le specie diciamo di rilevanza unionale attualmente sono 66, secondo l'ultimo aggiornamento del 2019, ma proprio in questi giorni gli stati membri stanno decidendo un ulteriore addendum, anche perché è una lista dinamica, quindi che si aggiorna, non è fissa. E sono specie diciamo di origine completamente extraeuropea, perché ovviamente parliamo di un regolamento che vale su tutto il territorio europeo, e quindi le specie in lista devono essere completamente di origine extraeuropea. Le specie che sono in lista sono sia piante che animali, e la cosa interessante è che più della metà di queste specie in lista sono dulcacquicole, quindi a sottolineare proprio anche la rilevanza degli impatti proprio che le specie aliene invasive hanno su questi ambienti. Per le specie in lista c'è un bando generale per qualsiasi cosa, quindi divieto di introduzione, commercio, possesso, riproduzione e rilascio, non si può fare niente, e invece c'è l'obbligo di gestione, e qui insomma ovviamente la cosa diventa problematica, perché in Italia delle 66 specie che abbiamo in lista, che sono in lista unionale, almeno 30 sono presenti sul nostro territorio. Nel 2017 è stato emanato il decreto legislativo 230, che è l'adeguamento nazionale del regolamento europeo, che individua, all'epoca si chiamava il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adesso è il MITE, come autorità nazionale competente. L'ISPRA è il supporto tecnico scientifico, i carabinieri forestali danno il supporto operativo, e le regioni e le province autonome, le aree protette nazionali, sono individuate come soggetti attuatori delle misure gestionali. Il punto importante è che noi sappiamo che l'approccio regolamentativo non basta, soprattutto perché abbiamo visto che nel regolamento sono
presenti solo 66 specie, insomma, e quindi ce ne sono tantissime altre. Quello che importa è cercare di incoraggiare dei comportamenti consapevoli da parte della cittadinanza, perché questo è un problema generato da comportamenti appunto non responsabili, a volte anche involontari, da parte del singolo. Ci sono dei codici di condotta che sono stati prodotti a livello europeo, che sono stati tradotti poi in italiano da un progetto Life ASAP e che sono reperibili sul sito del progetto. I codici di condotta non sono prescrittivi, ovviamente, ma sono semplicemente delle raccomandazioni di buone pratiche da seguire anche all'interno, insomma, dell'ambiente acquatico. Però guardate, quello che è importante sottolineare è che in realtà non impediscono le attività, ma ricordano che è importante adottare determinati comportamenti consapevoli nella pratica quotidiana per far sì di evitare nuove introduzioni o comunque diffusione di specie già presenti sul territorio. Sono codici rivolti ai cacciatori, pescatori e diportisti, ai rivenditori e proprietari di animali da compagnia, florovivaisti e viaggiatori. I principi comuni sono quelli di non rilasciare o utilizzare specie aliene invasive, impedirne appunto la diffusione, collaborare a programmi di monitoraggio e impegnarsi in attività di divulgazione, educazione e sensibilizzazione. Poi ci sono dei principi molto specifici a seconda del codice di condotta e per esempio per i pescatori e diportisti, ma anche per viaggiatori in un certo senso, si richiede proprio di controllare l'attrezzatura, di pulirla e di asciugarla, o comunque, per esempio, parlando dei viaggiatori, o comunque anche di chi fa escursioni, gli scarponi o comunque le scarpe, tutto questo proprio per evitare di trasportare accidentalmente specie da un bacino idrico all'altro. La stessa peste del gambero di cui vi parlavo. Nel codice di animali da compagnia e florovivaismo, ad esempio, si raccomanda di comprare e acquistare in maniera consapevole, etichettare correttamente, perché spesso questo è un grosso problema. E chi fa giardinaggio, e questo vale anche, insomma, per chi utilizza piante acquatiche, smaltire in modo corretto i rifiuti. Noi sappiamo che poi la genetica ci può aiutare nel contrasto alle specie aliene invasive, perché spesso, se la prevenzione non arriva a coprire, ovviamente a impedire la totale introduzione di queste specie, la seconda fase prevede appunto che si riesca a identificare rapidamente un nuovo nucleo di specie. Ma noi sappiamo quanto sia difficile questo in un ambiente acquatico. E per esempio la genetica, e quindi l'utilizzo del DNA ambientale, tecnica che viene utilizzata anche per specie native, può essere molto utile per rilevare specie aliene invasive a bassa densità che magari le tecniche tradizionali non rilevano, e per cercare di intervenire rapidamente. Anche i cittadini possono fare qualcosa, perché noi sappiamo che adesso con l'utilizzo di un cellulare è possibile scaricarsi delle app e fare segnalazioni. Certo, ambiente acquatico, dicevo, non è sempre semplice, ma magari coloro che frequentano comunque corsi d'acqua hanno la possibilità di rilevare delle specie e poter fare segnalazioni. Quando siamo nella fase invece in cui una specie è ampiamente diffusa, possiamo pensare a delle azioni di controllo, azioni che devono comunque tenere conto del contesto ecologico, economico ed etico, e quindi dobbiamo sempre contestualizzare l'area dove stiamo andando a lavorare. Sappiamo che non è possibile controllare tutte le specie ovunque, quindi bisogna fare bisogna fare prioritizzazione, come si dice, traducendo dall'inglese questo termine, o quindi fare una scala di priorità su quale specie lavorare e dove puoi lavorare, perché non è possibile lavorare ovunque. Generalmente si cercano siti magari delimitati o siti che ospitano ancora una certa biodiversità da proteggere, e gli obiettivi poi possono cambiare a seconda dell'area, quindi magari ci può essere l'idea di un contenimento, quindi evitare la diffusione, oppure l'idea di riduzione della popolazione, riduzione di arrivare a una fase quasi a densità zero. Altro punto importante è individuare anche possibili metodi di mitigazione degli impatti, quindi la vegetazione naturale lungo gli argini, per esempio,
dovrebbe essere mantenuta, perché in alcuni contesti favorisce o comunque mitiga gli impatti di alcune di queste specie aliene invasive. Ad esempio, si è visto che lungo argini dove è presente la vegetazione naturale, anche in presenza di bulbose come l'iris palustre, il gambero rosso della Louisiana ha più difficoltà a scavare, ovviamente. Vorrei anche ricordare che per le specie che sono inserite nella lista unionale, quindi per le 66 specie, sono previste dei piani di gestione. Ogni Stato membro deve fare un piano di gestione nazionale. Questi piani, attualmente quello approvato, cioè quello della Nutria, sono reperibili comunque sul sito del Ministero della Transizione Ecologica, ma sono già stati fatti anche piani ad esempio sui gamberi d'acqua dolce e su una serie di piante, e danno le indicazioni proprio gestionali anche regione per regione, con gli obiettivi da raggiungere, comunque con le strade da perseguire. Un altro aspetto importante nell'ambito gestionale sono i progetti LIFE, quindi questi progetti cofinanziati dalla Commissione europea, che hanno come obiettivo quello proprio di favorire delle attività pratiche per il mantenimento della biodiversità. E tantissimi progetti ormai da tempo includono anche attività di controllo o di eradicazione su specie aliene invasive. E l'Italia ne ha avuti tanti, ne ha tanti di questi progetti LIFE, tant'è vero che si è deciso di creare un network nazionale guidato da ISPRA, e molti di questi progetti fra l'altro hanno riportato successi importanti o comunque fatto vedere anche tecniche innovative. Io vi ho messo qui degli esempi che non sono assolutamente esaustivi, ma vi danno l'idea di come si stia lavorando in ambito dulcacquicolo per cercare di contrastare questo fenomeno, e soprattutto all'interno di aree protette. Quindi ad esempio abbiamo avuto interventi all'interno del Gran Paradiso sul San Benino di Fonte, eradicazione da quattro laghi, e appena la specie eradicata praticamente riesplosa la biodiversità locale. La riduzione quasi al 100% di trota atlantica in quattro siti nelle Marche, nell'Life Trota, la rimozione ad esempio di testuggini e alieni palustri da alcuni siti in Liguria, il Life Gestire 2020 che è ancora in corso, azioni di controllo su più specie in Lombardia. Io insieme ai miei colleghi abbiamo lavorato in Toscana e in alcune zone, e siamo arrivati a ridurre del 74% l'abbondanza del gambero rosso. In Friuli Venezia Giulia, con un altro LIFE, abbiamo proprio sperimentato con successo sul campo l'utilizzo della sterilizzazione sui gamberi abbinata a un trappolaggio intensivo. Poi qui vi ho riportato anche altri progetti tipo LIFE Crainat, Silife, Barbie, Confluppo, Cloci, Dacqua, che hanno lavorato e lavorano su specie ittiche e specie di gamberi dolci, quindi proprio per cercare di contrastare queste specie in determinate zone e mantenere la biodiversità. E con questo chiudo. Un punto poi importante di cui non bisogna mai dimenticarsi, perché io vi ho fatto vedere piante che vivono in acqua o comunque dalla riva arrivano in acqua, e vi ho parlato di specie acquatiche. Non dobbiamo però dimenticarci della vegetazione ripariale. Questo è un esempio che purtroppo di cattiva pratica ci arriva sempre da una zona toscana. Questo è un corso d'acqua, lungo la riva c'è una vegetazione riparia autoctona, ma c'è anche una fascia di vegetazione ruderale con specie arboree e aliene invasive, c'è robinia e elanto. Questo torrente abitato dal gambero nativo, che fra l'altro è una specie protetta dalla direttiva Habitat, ecco, quello che si è fatto è tagliare molta della vegetazione autoctona con una rimozione non selettiva della vegetazione riparia. Questo è avvenuto circa 6 anni fa, e gli effetti di questa rimozione non selettiva hanno fatto sì che in realtà la vegetazione aliena prendesse campo maggiormente, e non solo, togliendo parte della vegetazione autoctona, è andati proprio a togliere parte dell'ombreggiamento e a rimuovere la copertura arborea, che invece è assolutamente necessaria per mantenere basse le temperature dell'acqua, che sono vitali, insomma, per la sopravvivenza del gambero nativo di fiume. Quindi
tagli non selettivi hanno favorito la vegetazione aliena invasiva, e noi sappiamo che queste specie come ailanto e robina, fra l'altro, sono considerate dei veri e propri transformer, cioè cambiano anche le condizioni del suolo perché producono anche delle sostanze allelopatiche che inibiscono la crescita di altre piante. Quindi questo, per esempio, è un altro punto interessante da considerare. In conclusione, quello che si può dire è che la situazione è problematica. Sicuramente, quando parliamo di specie aliene invasive, sappiamo che siamo noi, no, i diretti responsabili, però anche siamo noi, quindi tutti insieme, che possiamo fare qualcosa e cercare di collaborare, quindi i ricercatori, i gestori, i politici e i cittadini, tutti insieme possiamo comunque contribuire in piccola parte, ma che in realtà poi va sommando, si va a creare insomma degli effetti importanti, positivi, per cercare di contrastare, comunque rallentare questo fenomeno, perché in alcuni casi ormai le situazioni sono già altamente compromesse. Quello che dobbiamo cercare di fare è evitare, insomma, che questa compromissione poi si estenda eccessivamente ovunque. Grazie per l'attenzione, mi scuso se sono andata un po' lunga. Grazie, grazie, grazie a te, è molto interessante veramente anche questo intervento. Allora, ci sono un paio di domande. Ben due persone sono molto preoccupate della questione del poter diffondere in modo involontario la peste del gambero. Ad esempio, Antonella Giordanelli dice: ma potremmo addirittura portare la peste del gambero fino ai laghi di Pilato e al gamberetto di Marchesoni, e invece Simone ci chiede quanto durano, per quanto tempo possono rimanere vitali le spore, e quindi se è necessario ogni volta disinfettare gli stivali, o se passa un tempo sufficientemente lungo non è più necessario. Allora, se i campionamenti, perché questo è un problema che abbiamo anche noi, per esempio, se dobbiamo fare dei campionamenti che non sono ravvicinati, quello che facciamo magari quando torniamo dal campo, disinfettiamo anche con alcol, o comunque lasciamo tutta l'attrezzatura al sole a seccare almeno per 24 ore, in modo che uccida e si asciughi completamente. Se invece nella stessa giornata dobbiamo cambiare, se non è possibile avere una doppia attrezzatura, sì, portiamo dietro del materiale del disinfettante. Ma guardate, questo non vale solo per la peste del gambero, penso anche alla chitidiomicosi, no, che attacca degli anfibi, perché fra l'altro si è visto che lo stesso gambero rosso della Louisiana può essere un portatore proprio della chitidiomicosi degli anfibi. Quindi sì, o se non è possibile avere doppia attrezzatura, è meglio fare disinfezione ogni volta se sono campionamenti ravvicinati, se no appunto esporla al sole magari dopo averla disinfettata proprio per almeno 24 ore. Grazie. Sara Seritella ci chiede: ma intanto com'è possibile che tutte queste specie aliene sono arrivate, si sono diffuse? Perché si sono trovati così bene nei nostri ambienti e hanno potuto proliferare così tanto? Quali sono questi fattori che tanto li favoriscono? E poi, vabbè, chiede anche quali sono ovviamente le contromisure, ma su questo poi tu ci hai detto bene, insomma, nella seconda parte della presentazione, quindi immagino che già la risposta è stata data. Allora, in realtà, dunque, per quanto riguarda i vertebrati, sono soprattutto introduzioni volontarie, quindi per svariati motivi, pesca, ma specie ornamentali poi rilasciate. Quindi i vertebrati generalmente sono quelli che vengono introdotti in modo volontario. Gli invertebrati, soprattutto piccoli crostacei, spesso viaggiano in maniera accidentale, non so, magari con partite di pesce che vengono seminate o quant'altro. I molluschi a volte sono anche essi stati accidentalmente introdotti, magari anche con materiale da acquariofilia. I gamberi d'acqua dolce generalmente sono introduzioni volontarie, spesso perché tipo il gambero rosso della Louisiana fu introdotto proprio per fini di acquacoltura. E si trovano così bene, guardate, perché il clima mediterraneo favorisce moltissimo queste specie, non siamo gli unici. In Europa noi, la Spagna, siamo messi non benissimo da questo punto di vista, perché
avendo un clima così favorevole, tante di queste specie introdotte poi trovano l'ambiente idoneo. In più si adattano, molte di loro si adattano benissimo anche ad ambienti altamente antropizzati, quindi non hanno problemi a resistere e, insomma, a sopravvivere in questi ambienti, meglio ovviamente delle nostre specie native. Quindi è una combinazione di fattori e non è un caso che noi insieme alla Spagna, fra l'altro siamo i paesi europei che hanno il maggior numero di progetti LIFE proprio che lavorano sulle specie aliene, proprio perché siamo tra i più colpiti, insomma, in Europa. E cosa si può fare? Sì, l'idea, appunto, vi ho detto, è questo approccio, e il problema è sempre anche cercare di individuare dove sia possibile lavorare, perché non si può lavorare ovunque e bisogna concentrare l'attenzione su specie, su siti dove sia possibile fare qualcosa, anche perché in alcuni ecosistemi, comunque in alcune comunità, la situazione è talmente cambiata e talmente diversa, non sempre è possibile tornare indietro, quindi c'è sempre un'azione di, bisogna sempre fare un'azione di scelta in questo senso. Grazie. Giovanni Saviello ci chiede: attualmente qual è il limite meridionale in Italia per la diffusione della distribuzione del gambero della Louisiana e del siluro? Allora, il gambero della Louisiana, mi dispiace, è ovunque. È arrivato anche in Sicilia e in Sardegna, e non a Nuoto, che ce l'hanno portato. È stato trovato in Calabria, è stato trovato in Basilicata, è stato trovato in Puglia e Campania. È un po', praticamente, credo che forse solo la Val d'Aosta in questo momento si salvi, forse. Però, per esempio, è stato riportato anche in Trentino Alto Adige. È una specie veramente, se volete, dal punto di vista di adattamento, se lo vogliamo guardare dall'aspetto scientifico, è incredibile, cioè per questa sua plasticità, però, insomma, dal punto di vista ambientale invece è fortemente allarmante, perché ha proprio la capacità di adattarsi a molte condizioni, quindi veramente sì. Allora, siluro sicuramente il Lazio, ora poi dovrei ricontrollare, non me lo ricordo, ma se di sicuro, insomma, nel centro Italia c'è. E ora volevo questo, magari faccio un controllo al volo, perché non mi ricordo esattamente tutta la distribuzione. Va bene, magari poi ce lo puoi comunicare anche in chat o in un secondo momento. Invece Giuseppe chiede se ci sono degli studi che hanno analizzato il rapporto fra la diffusione delle specie aliene e la degradazione e alterazione degli habitat, ad esempio da un punto di vista anche morfologico. Quindi delle Cioè, se ad esempio in un corso pensavo. d'acqua alterato morfologicamente c'è una maggiore o più facile diffusione di specie invasive. Sì, nel senso che comunque si è visto, sì, facilmente loro attecchiscono o comunque trovano campo proprio per questa loro plasticità. Quindi si possono, a volte veramente io ho presente, insomma, qui in Toscana, ma ci sono anche tanti altri ambienti, sicuramente in Italia, queste zone planiziali, dove ci sono questi canali fortemente antropizzati, e lì proliferano tante specie aliene, insomma, come il gambero rosso, la gambusia, anche il persico sole, si trovano bene, insomma, non hanno particolari problemi. Quello che dicevo è che è interessante che in alcuni casi, alte densità di gamberi, per esempio, richiamano tanti uccelli acquatici, quindi poi col passare del tempo questa grande comunità di uccelli acquatici può abbassare l'abbondanza di questa specie, perché preda molto attivamente, sì. Giulia Gaiola ci fa una domanda, se volete, un pochettino più politica, fra virgolette, generale, su cui forse anche Bruno ci può dare un suo commento. Cioè, lei dice: ma nonostante sia stato dimostrato che i tagli indiscriminati o una cattiva gestione della vegetazione riparia siano altamente dannosi, anche in relazione alle invasive, si continua comunque, a farli. Che succede? Perché manca un dialogo con le istituzioni? Qual è il problema? Forse Bruno, non so, anche Elena, ovviamente. Ma secondo me è anche un problema proprio di percezione pubblica ancora, perché io spesso sento dire: ah, che bello, gli argini sono puliti. E l'idea della pulizia degli argini, che insomma, invece chi frequenta questi ambienti appena sente questo commento si accappona un attimo la pelle, è perché l'idea è
che gli argini debbano essere puliti, quindi argine pulito uguale argine sano. E quindi, non so, forse dovremmo... Io ho visto che, per esempio, ho visto dei colleghi che lavorano anche in Toscana tantissimo, anche per esempio in provincia di Lucca, biologi proprio che si stanno battendo per queste, per insomma cercare di scardinare questa credenza anche tra i cittadini, perché veramente è un'idea anche tanto molto radicata nel pubblico, quindi argine buono, argine pulito, e non si capisce invece che dovrebbe essere mantenuto così proprio anche per mantenere proprio la funzionalità di tutto l'ecosistema. Sì, è una cosa sicuramente. Ci si sta lavorando, però sì. E poi spesso, appunto, se poi il cittadino preme affinché sia fatta pulizia, si interviene spesso anche per rispondere a delle esigenze sollevate dai cittadini. Quindi... Bruno, prego. No, mi ha chiamato in causa, ma no, ho in mente, ad esempio, tra i casi più paradossali, quello della morfa frutticosa nel bacino del Po, che è una pianta con una forte densità che quindi crea una forte scabrezza, come si usa in termini ingegneristico, e che è stata favorita tantissimo dai tagli periodici della vegetazione ripariale autoctona. E è chiaro che fare i cosiddetti tagli selettivi pone delle problematiche cantieristiche, pratiche, di costi, di conoscenze complessi rispetto a un taglio a raso, e quindi sostanzialmente si è preso un po' questo andazzo che poi è stato ulteriormente rinvigorito, soprattutto laddove ci sono degli enti che hanno anche una forte gestionalità operativa, come i consorzi di bonifica, che hanno poi preso a capo anche corsi d'acqua naturali. Sostanzialmente si è visto un incremento di queste pratiche di taglio a raso. Ci sono anche delle esperienze molto virtuose, interessanti, anche in Veneto, ad esempio, io ho in mente l'area del bacino scolante della Laguna di Venezia, in cui invece il taglio selettivo, la cosiddetta manutenzione gentile e quant'altro, soprattutto la vegetazione acquatica lasciata al piede di sponda, ormai sono diventati prassi. Lo stesso ente ormai lo ha adottato, ne ha anche trovato tutta una serie di vantaggi a livello strutturale degli argini, non frana più il piede di sponda e quant'altro. È chiaro che un taglio indiscriminato di una fascia ripariale è aprire un'autostrada all'invasione di alloctone, e quindi in qualche modo ti auto-obbliga a ritornare periodicamente, e in modo anche molto frequente, a ritagliare tutto, e quindi hai creato un danno a lungo termine. Questo io non lo so perché si faccia o non si faccia, ma si fa, e questo è il problema sotto gli occhi di tutti. Grazie Bruno, grazie Elena, grazie anche per l'intervento precedente. Io direi che, visto che sono già le 17, potremmo concludere, salutarci a questo punto, e se ci sono altre domande a cui non abbiamo risposto, cercheremo di rispondere via chat o in altro modo. E vi do appuntamento a tutti per il prossimo seminario, la settimana, venerdì prossimo, sempre alle 15, e si parlerà il 6 maggio di inquinanti emergenti. Quindi vi aspettiamo. Arrivederci a tutti.